Tantissimi tablet, come abbiamo visto tra le novità Huawei. Qua siamo con il MediaPad M5, declinato in questa versione da 8,4 pollici, ma sempre con display 2K, quindi con una bella densità di pixel. Effettivamente le immagini sono molto belle da vedere su questo tablet, che si tiene tranquillamente in mano. Utilizza un processore Kirin Octa-Core con 4 GB di RAM. Ha sistema operativo Android 8.0 e interfaccia utente Huawei personalizzata e MIUI 8.0. Per la ROM possiamo optare tra 32 o 64 GB. All'anteriore abbiamo una videocamera, una fotocamera da 8 megapixel e al posteriore da 13 megapixel, come abbiamo già visto sul Pro. Anche in questo caso l'audio è stato sviluppato in collaborazione con Harman Kardon e abbiamo appunto audio stereo che esce sia di qua sia di là. I prezzi partono da 349 euro, quindi è un prezzo anche abbastanza aggressivo per il tablet che è. Comunque sulle pagine di Hardware Upgrade trovate tutti i dettagli, tutti i prezzi, tutte le caratteristiche tecniche. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a trovare anche la versione da 10 pollici di questo Huawei MediaPad M5. L'M5 normale da 10,8 pollici ha sempre il display 2K, ha sempre i 4 altoparlanti stereo, ha sempre l'audio Harman Kardon, Android 8.0, EMUI 8.0, 4 GB di RAM e 32 64 GB di ROM, 8 megapixel di fotocamera frontale, 13 quella posteriore. Cosa cambia rispetto al Pro? Semplicemente qui non abbiamo né il pennino e né la possibilità di utilizzare il pennino, quindi diciamo che è un tablet meno orientato alla produttività e più orientato alla fruizione di contenuti multimediali. Per i prezzi vi rimandiamo alla nostra news sulle pagine di Hardware Upgrade, dove trovate i prezzi con tutte le configurazioni che possono essere di due tipi: possono essere con solo il wifi oppure con anche la connettività 4G LTE Cat 6 fino a 300 megabit per secondo.